Siamo con Giovanni Oliana, sportiere del Gonone, del Calagonone, 3-0, ma diciamo che se non fosse partito oggi poteva finire addirittura peggio. Purtroppo le partite sono fatte così. Quando subissi il gol al primo minuto ti spezza subito la gamba e quindi cerchi di recuperare, iniziano gli spazi. Ma ve l'aspettavate un inizio così aggressivo del Bardia? No, sinceramente questi campionati sono fatti soprattutto dai primi 10 minuti del primo tempo e del secondo tempo, perché è di là che si dà tutto il massimo. Certo. Però purtroppo quando subisci il primo gol, ripeto, così subito all'inizio ti spezza le gambe dentro in palla. Certo. Come mai avete fatto così pochi punti nel girone d'andata? È una squadra che secondo me deve trovare ancora l'assetto giusto, perché l'equilibrio ancora fra i reparti non c'è ancora, però è giovane, ancora deve maturare un pochettino, quindi normale. Certo, tu hai giocato in diverse squadre della Baronia, a Rosé, adesso a Gonone come si sta? Si sta bene, non mi posso lamentare. E dalla prima alla seconda cosa cambia? Cambia che non è molto il cambiamento, però nella prima si gioca un pochettino di più, ci sono squadre che giocano di più a calcio. La seconda si tende più, diciamo che deve avere più mazzo per vincere. Ecco, fammi il nome dei 3 portieri più forti di questo girone. Di questo girone? Sì. Mi è piaciuto molto il portiere della Ichnos, perché Bocca. Comunque ci ho giocato l'anno scorso con la Ichnos, è una persona che comunque è seria e sa fare, si allena bene anche, tutto quanto, quindi lo sa fare. Altri portieri, gli altri diciamo che secondo me sono tutti allo stesso livello, perché forse il più bravo di tutti di questo girone secondo me rimane quello dell'Orani, perché mi ha stupito un pochettino, perché è pesante, però molto agile, sì. E invece adesso questa salvezza come la dovete conquistare secondo te? Partendo da che cosa? Secondo me, se diamo il massimo tutti quanti, il problema della nostra squadra è il fatto che se uno non c'è in partita non è difficile che facciamo un risultato. Se noi diamo tutti quanti il massimo, diamo il cuore, l'anima e tutto quanto, riusciamo a portare il risultato. Certo, abbiamo notato anche diversi errori di concentrazione nei disimpegni. Tu dai la palla al compagno, però a volte sbagliavate passaggi elementari in un campo sintetico. Esattamente, caliamo un pochettino di concentrazione ed è fatale. Bisogna essere concentrati 90 minuti e anche i minuti di recupero che dà l'arbitro, bisogna dare la concentrazione al massimo. Certo. Se no non ci riusciamo. Benissimo Giovanni, io ti ringraziamo, facciamo in bocca al lupo ovviamente per le prossime partite del Calagonone, con la speranza che la salvezza poi alla fine riesca ad arrivare insomma in questa stagione così travagliata. Ci divertiamo di più. Certo, grazie.